fa le due parti, capitano? Su, andiamo in due parti, so. C'è caputo, guarda. La nostra gente ha sentito sempre di potersi augurare nel cammino la compagnia di Maria Santissima. Ed è bello certamente che il nostro primo incontro si svolga nel luogo che si è dedicato all'Annunciazione, dedicato all'Annunziata, dedicato alla Chiesa Santissima che riceve dall'angelo un annunzio che trasforma tutta quanto la sua esistenza, la fa diventare collaboratrice diretta, viva della redenzione, madre del Figlio di Dio che viene nel mondo, madre di colui che è il Verbo che prende carne umana per essere nella storia dell'umanità. E la nostra gente ha sentito sempre forte questa ricchezza di presenza della Via del suo cammino. E noi sentiamo di volerci ancora far aiutare dalla sua presenza, far accorgere al nostro cammino. Ma grazie per questo riferimento a Maria. Che le assicuro in questi primi momenti di soggiorno qui nella diocesi di Aversa trovo molto vivo, molto presente, ma che certamente è ugualmente vivo e ugualmente presente in quella che è la nostra terra di origine. Che si caratterizzano, si fregiano del titolo di Maria Santissima nella diocesi di Aversa, nella diocesi di Teggiano Policastro, ma oserei dire in tutto quanto il nostro meridione. E allora certamente questa presenza deve poterci continuare ad accompagnare, deve poter essere sempre l'ispiratrice silenziosa, discreta, come fu alle nozze di Cana di Galilea, di quella possibilità di trasformare sempre la vita nostra quotidiana in qualcosa di più buono, di più ricco per la gioia di tutti, così come fu per l'acqua trasformata in vino per la gioia dei commensali di quegli sposi. E allora in questo momento e mentre ci avviamo alla celebrazione eucaristica rivolgo con fraternità semplicemente quello che ho e che posso il mio saluto a tutti quanti voi. Ringrazio e saluto in maniera particolare in questo momento con il signor sindaco di Aversa e tutte le autorità civili qui presenti sul palco, presidente e vicepresidente della provincia di Napoli e della provincia di Caserta, e così tutte le altre autorità civili che mi scuseranno se faccio fatica ancora insomma a incontrare. Come ringrazio e saluto le nostre comunità con i sindaci che le hanno accompagnate e i sindaci che riconosco in mezzo a noi qui della nostra diocesi Teggiano Policastro. Saluto cordiale e affettuoso, certo, anzitutto Monsignor Farina, amministratore apostolico di questa diocesi, a cui devo sempre la fraternità dell'accoglienza, e così a Sua Eccellenza Monsignor Mario Milano, arcivescovo emerito di questa diocesi. Con loro il saluto a tutti i confratelli sacerdoti dell'una e dell'altra diocesi che vedo qui presenti e vedo presenti con tanta gioia in mezzo alle loro comunità. E infine il ringraziamento al signor sindaco per questo piccolo dono. Un dono che è piccolo ma che ha un grande significato, ha detto lui che era un dono piccolo. Un grande significato, avere le chiavi è come sentirsi a casa. E credo di poter dire che mi sento già in qualche maniera a casa senza per questo... senza per questo dimenticare le chiavi della casa paterna, si intende.
E allora grazie di cuore a tutti. E ora davvero con fiducia ci rechiamo in quello che è il nostro luogo, il luogo in cui la comunità cristiana si raccoglie, in cui sono presenti tutte le ricchezze della memoria storica del cammino fatto dal nostro popolo, il luogo in cui la comunità si raccoglie a celebrare la sua ricchezza più grande, l'incontro con il Cristo Signore nella Santa Eucaristia. Grazie a tutti, il Signore benedica l'impegno e lo sforzo di ciascuno, la speranza di tutti. Ora mantenendo anche lo spirito di gioia, però un raccoglimento, perché ci avviamo verso la cattedrale.
Bravo! Voi crescete al nome della Madonna. Ciao! Sollecitamente a venire della
auspica la Beata Vergine Maria, benedica, sostenga e abbini te e la carissima comunità ecclesiale di adesso. Dato il turno a presso San Pietro nel giorno 10 quinto del 20 gennaio, nell'anno del Signore 2011, sesto del nostro pontificato. L'augurio più bello che posso farti come fratello a nome anche degli altri. Come aver saltato un santo vescovo, così te già ci darà un santo vescovo qui ad Alessio.